Sì, buongiorno. Questa mattina ci ho messo un pochino ad addormentare Angelica. Adesso infatti c'è la porta chiusa. Parlo piano sperando che appunto non si svegli e mi permetta di fare qualcosina in casa. Comunque, c'è un tempo bruttissimo, piove e ahimè il ricordo del lago, della nostra gita al lago è ormai lontano. Vi giuro che mi sono ricaricata, anche se siamo stati via soltanto 2 giorni, mi sono ricaricata tantissimo e infatti vorremmo, tempo permettendo, andare via nuovamente e speriamo che ci sia la possibilità di poterlo fare, anche perché vorrei abituare la bimba a viaggiare. Ovviamente non parlo di viaggi lunghissimi, però vorrei proprio abituarla ad andare in giro, in modo tale che anche quando sarà più grandicella, per lei non sarà un evento, diciamo, spiacevole. A proposito dei viaggi, se volete fare un viaggetto e avete in mente di utilizzare come mezzo di trasporto il treno o l'autobus, vi consiglio di scaricare l'applicazione Trainline, un'applicazione ottima, veramente ottima, del tutto gratuita. Confronta tutti i biglietti dei treni e autobus contemporaneamente, mostrando i risultati migliori. Tutti gli orari e i binari aggiornati in tempo reale, consentendo così di scaricare i biglietti sul proprio cellulare per averli sempre a portata di mano. È un'applicazione facile e veloce, offre un viaggio sicuro, confronta tutti i treni Trenitalia e Italo e dà informazioni in tempo reale. Per il pagamento si possono usare le principali carte di credito online. Consente di evitare le code in biglietteria, viaggiare in modo sostenibile, avere sempre a portata di mano il proprio biglietto elettronico del quale possiamo disporre anche se siamo offline. È un'applicazione gratuita che funziona in 45 paesi con 270 compagnie ferroviarie e di pullman. Semplifica la vita dei clienti perché l'applicazione consente di avere accesso a informazioni di viaggio personalizzate in tempo reale. Vi lascio il link in info box in modo che così possiate scaricare l'applicazione. Scusate, una piccola interruzione. Comunque stavo dicendo che appunto mi piacerebbe tanto abituarla. Non è che noi facciamo chissà quali viaggi, però comunque andare vicino a casa, parlo di 2, 3, massimo 4 ore di distanza per quanto riguarda la strada, e mi piacerebbe che non patisse così tanto. Ecco, poi ovviamente sì, facciamo questo genere di viaggi magari durante il ponte o magari nel weekend, se c'è magari un weekend lungo, oppure una volta all'anno appunto per andare in vacanza al mare. Però vorrei iniziare già da adesso. A parte il fatto che lei comunque è stata bravissima. Noi siamo andati al lago di Como, se avete visto il vlog, e sono state circa 2 ore di macchina, sia l'andata che al ritorno. Lei è stata veramente brava, ha dormito tutto il tempo, ma poi proprio anche lì al lago non ha assolutamente patito, anzi, si è rilassata un sacco perché ha dormito veramente tanto. Poi quando si svegliava era molto, molto rilassata. Solitamente ci sono dei momenti in cui è un pochino nervosina, invece lì non è successo mai neanche una volta, anche proprio per il pianto di solito, niente. Intanto comunque potete osservare alle mie spalle le mostriciattole. Belle spiaggiate, che bella vita che fanno, le invidio tantissimo. Mamma mia, allora siamo in macchina con madre, qui c'è la piccolina ovviamente, oggi abbiamo utilizzato l'ovetto perché la struttura, quella fissa che consente di agganciare l'ovetto, l'abbiamo messa alla fine qua in macchina di mia mamma perché con quella di Omar usiamo la navicella. Comunque sono devastata per il semplice fatto di aver portato giù metà passeggino, ragazzi, metà passeggino perché è venuta mia mamma a aiutarmi, lei ha portato Angelica dentro l'ovetto e io mi sono portata le borse, la mia ovviamente che è enorme perché adesso oltre alle mie cose ho anche quelle di Angelica, la borsa per il cambio del pannolino eccetera eccetera e la struttura del passeggino. Il passeggino, posso dirlo adesso dopo averlo testato per un mese e più, è l'acquisto più sbagliato possibile che potessimo fare. Ha
una struttura veramente pesantissima, infatti non mi piace per niente. Di tutte le cose che abbiamo comprato, mi sono trovata bene con tutto, dal riduttore al cuscino per allattamento, alla cassettiera, al fasciatoio, tutto, tutto. Il passeggino, ragazzi, non mi piace per niente, infatti penso che non appena lei crescerà lo cambieremo con uno un pochino più leggero, anche da battaglia, che costa poco, perché già solo la struttura con le ruote pesa dagli 8 ai 10 kg, se non di più, no, probabilmente di più anche, facciamo una quindicina di chili, perché veramente portarlo giù demolisce. Comunque stiamo andando da Ikea. L'ultima volta che sono stata da Ikea ero al 9° mese di gravidanza, erano circa 2 settimane prima della nascita di Angelica, e ho dovuto mollare tutto e correre in bagno perché mi stavo facendo la pipì addosso. Quindi oggi in teoria dovremmo ritornare e stare un pochino più tranquilli. Intanto i miei capelli sono uno schifo allucinante, perché comunque il tempo è brutto, piove, piovigina, c'è tanta umidità. E niente, andiamo a farci, speriamo, un giretto spensierato da Ikea, visto che lei ha mangiato e si è finalmente addormentata, perché oggi non voleva appunto saper di addormentarsi. Quindi in teoria dovremmo avere 3 orette più o meno di tranquillità, e vediamo se collabora, ecco. Dopo il viaggio al lago di Como, adesso testiamo un attimino il giro da Ikea. Tanti mariti non ce la fanno, non riescono a, diciamo, sopravvivere al giro di Ikea. Vediamo se Angelica invece collabora. Andata a prendere 2 cappucci e 2 brioche, perché abbiamo finito tutta l'energia, anche se stamattina ho già fatto colazione con un caffè, e praticamente mia madre niente, sta facendo il book fotografico ad Angelica, non ha più, che tra l'altro è incavolatissima. Cos'è? Non ti piace Ikea, sei come papà, vero? Le brioche ti hanno dato quello che volevi tu stavolta. Sì. Sei come il tuo papà, non ti piace l'Ikea? Mamma mia! Amore! Ma non c'è solo la mamma, stai tranquilla! Ma senti! Addio alle cose! Arrivati a casa della nonna, oggi ci fermiamo qui per pranzo e volevo farvi vedere questa struttura che ho acquistato su Amazon circa un mesetto fa, scontata, e se è ancora disponibile vi lascio il link in info box. Praticamente stavo cercando una sdraietta da poter tenere qui quando appunto siamo della nonna, e alla fine ho trovato questa, che rispetto alle classiche sdraiette basse conveniva di più, perché appunto ha la struttura di un seggiolone, nel senso che una volta che lei raggiunge ai 9 kg va tolta questa sdraietta qua, e può essere appunto sostituita con il classico seggiolone che è arrivato insieme e che adesso abbiamo nel ripostiglio, però comunque, cioè, rispetto a tutte le altre sicuramente conveniva di più, perché si può sfruttare per tanto tempo e non soltanto fino ai 9 kg. Qui ha appunto questa specie di giostrina. Sono andata a recuperare un attimo lo scatolone da dentro il ripostiglio, e praticamente qui c'è l'immagine di quello che vi dicevo prima, ovvero questa è la struttura che è montata al momento, e poi appunto quando Angelica crescerà passeremo direttamente al seggiolone, così appunto potrà mangiare tranquillamente.
Vi faccio vedere rapidamente gli acquisti fatti da IKEA. Ho preso due cose e poi degli acquisti vari fatti un po' in giro. Allora, innanzitutto ho preso questa confezione chiamata Spantad, composta da due di quei sacchetti per il sottovuoto, cioè per mettere le cose all'interno e aspirare l'aria all'interno con l'aspirapolvere, in modo tale che così andiamo a ridurre lo spazio. Ho preso la versione più piccola, quella da 55x85, sono costati 3 euro qualcosa, e perché appunto all'interno voglio andarci a mettere i vestitini famosi di Angelica che non le vanno più finché non decideremo cosa fare, e poi appunto li andrò a riporre nel letto a contenitore. E poi ho acquistato una confezione di queste tende, perché voglio andare nei prossimi giorni a sostituire queste qua della cucina che ho da diversi anni, mi hanno un pochino stufato. Allora, questi sono un nuovo modello, si chiamano Hembjuden, ma lasciate stare le mie pronunce, leggete semplicemente il nome, fate lo screenshot. E questo pacco con due tende all'interno costava 20 euro, e così come anche 20 euro ora costano il modello che ho su. Non vi giro la telecamera per farvi vedere, perché sono sempre le stesse che ho su da anni, quindi sicuramente le avrete viste. E, nel senso che io le ho sempre ricomprate, però sono andata sempre sullo stesso modello perché costavano pochissimo, 10 euro, invece le hanno aumentate di 10 euro. Da 10 euro le hanno portate a 20. E a questo punto, per prendere sempre lo stesso modello che ormai mi ha stufato, ho preso questo. Ve le farò poi vedere nel prossimo video, perché andremo a fare anche insieme l'orlo. Poi praticamente al DM ho acquistato questa cosina qua, questo pacchettino qua. Praticamente si tratta di una sorta di struttura che serve per far sgocciolare i biberon, i ciucci, tutte le cosine, le stoviglie, ecco, dei bimbi, perché noi usiamo solitamente quei tappetini che vanno ad assorbire l'acqua, che sono quelli che utilizziamo anche per le nostre stoviglie, però non mi piacciono, non mi dà tanto l'idea di igienico, non perché non lo siano, però trattandosi di cose specifiche per la bimba vorrei un qualcosa di più indicato, e questi mi sembrano super, perché andando a mettere il biberon e i vari accessori al di sopra di queste bacchettine rimangono sospesi, non sono a contatto con nessuna superficie, poi soprattutto l'acqua presente all'interno cade, va diciamo ad accumularsi qui e praticamente finisce dentro a questa sorta di cassettina, e poi appunto va svuotato, quindi è super igienico. Adesso poi lo andremo a montare insieme, perché sentendo così è tutto da montare. Sempre al DM ho preso, vabbè, questa lacca qua della Splendor, che è quella che utilizzo da secoli, decenni. Questa praticamente l'ho pagata 1,69 euro, mentre questo per Angelica l'ho pagato 9,90 euro. E poi ho preso un'altra confezione di shampoo secco della Balea. Questo è costato 2,49 euro. Io solitamente prendo quello per i capelli chiari, però era finito, e ho preso questa che è praticamente un'edizione limitata, Sweet Paradise. Adesso non so come sia, però come vi ho già detto tante volte, Balea la reputo un'ottima marca, mi sono sempre trovata molto bene. Quindi poi volevo farvi vedere degli acquisti che ho fatto rapidamente da Kiko, perché avevo un buono del valore di 10 euro che stava per scadere, e quindi praticamente se spendevo almeno 20 euro mi venivano poi scalati 10 euro.
Così ho acquistato una confezione del mio fondotinta che sto amando tantissimo. È da poco che lo sto usando perché l'avevo acquistato circa un mesetto e mezzo fa da Kiko. Ultimamente non è che l'ho utilizzato tantissimo perché appunto tra ospedale, bimba eccetera eccetera, giornate passate in casa, però appunto quando lo utilizzo mi piace tantissimo ed è questo qua, un limited foundation. Io come colore prendo una versione molto chiara, praticamente 1R, ed è questo. È costato 15 euro e mi piace proprio tanto tanto tanto. All'interno ce ne sono 30 ml, all'erogatore a pompetta, non serve neanche una grande quantità di prodotto perché a parte che comunque ha una durata notevole, fino a 24 ore c'è scritto, ovviamente non ho avuto mai modo di testarlo per così tanto tempo, però quando vado a mettere la mascherina, anche se sudo magari nelle giornate dove ha fatto caldo, rimane sempre lì perfetto al suo posto e non viene via assolutamente. Poi ho acquistato altre due cosine, cerco di andare molto rapida. Allora, questo che è praticamente è ovviamente un'edizione limitata che credo sia stata creata in occasione dei 25 anni di Kiko, mi sembra di aver letto. E questo è un ombretto, vediamo se c'è scritto in italiano. No, assolutamente no. Ah sì, sì, edizione speciale del best seller della collezione, ombretto in polvere, ok. E praticamente l'ho visto lì, io ho preso il numero 01, la collezione è appunto questa, ve la faccio vedere sempre se si vede, ovviamente non sto a dire, a pronunciare il nome perché chissà cosa sparo. E niente, super glitterato, veramente molto molto bello, l'ho provato, l'ho sbocciato lì in negozio, mi è piaciuto proprio un sacco, vedete che è chiuso in questo modo, perché appunto in polvere libera. C'erano tre tipologie di colore in tutto, verdone, dorato e questo, che è, guardate che bello che è veramente fantastico. Adesso provo a prelevarne un po', cioè è super scrivente, chissà se rende. Allora, ovviamente fotocamera non renderà, però è super super glitterato, veramente fantastico, bellissimo. Io lo andrò poi ad applicare con il pennello in modo tale da non prelevare troppo prodotto, perché non mi piace avere la palpebra troppo truccata, mi piace soltanto quell'effetto glitterato, velato, ecco, che dà un po' di luminosità alla palpebra. E poi niente, ho acquistato sempre della stessa edizione questo rossetto qua, perché in realtà ero andata per riprendere questo che ovviamente non era più disponibile. Questo qui è il Blossoming Beauty numero 02, che è quello che ho su, che mi piace veramente tantissimo. E ovviamente, ragazzi, quando mi innamoro di un qualcosa di Kiko, ovviamente è un'edizione limitata e non ce l'hanno più, quindi ho chiesto aiuto alla ragazza che era lì in negozio e si è messa lì un po' insieme a me a testarne qualcuno e alla fine ne abbiamo trovato uno che era molto simile. Anche questo di un'edizione limitata, giusto per stare a impazzire. Comunque il numero 01 ha detto che è a lunga durata e ha questo effetto opaco. Questo appunto è un rossetto, guardate che bello il packaging, veramente molto molto bello. Ed è appunto così, vedete che è veramente molto simile a quello che ho, anzi mi sa che è veramente lo stesso praticamente, cambia solo il packaging, ma quasi quasi adesso poi ritorno in negozio e ne prendo due o tre in modo tale che così ce l'ho per un po' di tempo, perché mi piace molto, è molto non lo so, mi piace la scrivenza, mi piace l'effetto che fa, mi piace con il mio incarnato perché poi è molto leggero, non è un tipo di rossetto pesante, ma poi rimane a lungo sulle labbra anche mangiando, bevendo, sì, va via magari rispetto a quando lo si è appena applicato, però lascia sempre quell'effetto bello, bello colorato anche se tenue. E basta, ecco, diciamo che questi erano tutti i miei acquisti. Allora, noi vi salutiamo, la piccolina ha mangiato, adesso deve digerire,
un pochettino il singhiozzo. Comunque poi, se si addormenta un po', vado a farmi una bella doccia, mi metto il pigiama, non vedo l'ora. Il momento più bello per me durante la giornata è quando metto il pigiama. Nel prossimo fine settimana probabilmente faremo il primo bagnetto, perché abbiamo appunto la visita dal pediatra, mi aveva detto di aspettare per farlo, che lei voleva ancora vedere l'ombelico. Ok, abbiamo cambiato. Allora, comunque stavo dicendo che le ostetriche del Maria Vittoria mi hanno detto che dopo la caduta del Moncone dovevo aspettare un pochino per farle il bagnetto, perché dovevo appunto disinfettarle l'ombelico con l'acqua ossigenata, e finché frizzava non poteva essere immersa nell'acqua. Adesso non frizza più, quindi appunto il 29 abbiamo appuntamento con il pediatra per darle un'occhiata, e tanto è tutto a posto, io la controllo ogni volta che le cambio il pannolino, ovviamente, perché per quello sono paranoica. E niente, poi finalmente potremo fare il nostro primo bagnetto. Vi mandiamo un bacio grande, 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 sia io che la piccolina, vero? Al prossimo video.